Salve a tutti carissimi amici scacchisti, bentornati in Dynamic Chess. Per la rubrica I segreti delle aperture andiamo a vedere la difesa est indiana. Me l'avete votata ragazzi voi su un sondaggio che ho fatto tempo fa sul mio gruppo Telegram ed eccoci qua ragazzi per fare una panoramica di tutte le possibili varianti che si possono affrontare con la difesa est indiana. Che io devo dire l'ho giocata per tantissimi anni, ma che poi ho un po' abbandonato. Tuttavia, ho ripreso a studiarla, ho preso svariate monografie, ho studiato le differenti idee che ci possono essere e ne ho portate quelle che reputo le migliori qui sul mio canale e ho deciso di condividerle, ragazzi, con voi. La difesa est indiana è molto comoda perché è un sistema, tra virgolette, semplice che può essere adottato quasi contro ogni variante da parte del bianco nel gioco semiaperto, che non sia ovviamente E4 come prima mossa. E le prime mosse, cavallo F6, G6, alfiere G7, seguita poi anche magari da un D6 a rocco corto, sono praticamente giocabili sempre contro qualunque sistema. È ovvio ragazzi che qualora il bianco decidesse di evitare la difesa est indiana e di conseguenza adotti qualcosa di particolarmente diverso, dobbiamo saperci adottare, quindi non giochiamole magari in pre-move dove magari ci becchiamo un alfiere H6 così a brullo e anziché catturarlo ce lo facciamo catturare noi. Comunque, come raggiungere questa posizione è abbastanza semplice. Solitamente il bianco gioca D4, noi giocheremo cavallo F6 e dopo C4, G6, cavallo C3, alfiere G7, in maniera molto molto semplice. E la cosa bella che ho detto è che questa ordine di mosse può essere giocata anche contro sistemi diversi, ad esempio quando il bianco gioca C4. Noi giochiamo cavallo F6, cavallo C3, G6, D4, alfiere G7. Oppure contro cavallo F3, cavallo F6, D4, G6, C4, alfiere G7, cavallo C3. Nuovamente abbiamo raggiunto il nostro sistema, seguito poi da D6 e a rocco corto, contro svariati tipi di aperture diverse che il bianco può decidere di adottare. È normale ragazzi che se poi il bianco si inventa dopo cavallo F3, G6, B3, stiamo giocando qualcosa di diverso, non è più una difesa est indiana, quindi di conseguenza bisogna andarla a studiare. Ma principalmente noi ci andiamo a focalizzare su questa struttura pedonale che ha il bianco, ovvero D4, C4 e noi G6 e alfiere G7. Qui il bianco può decidere di adottare svariati sistemi. La variante principale consiste nella spinta E4, poi c'è un sistema minore che è la variante di fianchetto con G3. Il nero solitamente continuerà con D6 a rocco corto e poi, in base a quelle possono essere le scelte del bianco, deciderà di spingere di rottura o in E5 o in C5, dove il bianco solitamente spingerà in D5 guadagnando spazio e noi dovremo capire se è il caso di attaccare lateralmente con una spinta di rottura F5 e cercare un attacco laterale con la nostra catena pedonale o di attaccare il centro del bianco, dove il pedone sarà in D5, con la spinta di rottura, in base al pedone che abbiamo spinto, in E6 o in C6. Queste sono le idee principali che ha il nero a disposizione, che vanno semplicemente adattate in base alle scelte del bianco, ragazzi. Detto ciò, andiamo a fare una panoramica adesso dei vari sistemi che ha il bianco a disposizione. La prima variante che andiamo a vedere è la variante di fianchetto, che è praticamente l'unica che non prevede la spinta in E4, ma bensì la spinta in G3. E devo essere sincero, è stata una delle motivazioni per cui io in passato avevo abbandonato un po' l'idea di giocare la difesa est indiana, perché mi dava veramente noia questo impianto da parte del bianco. Tuttavia ho scoperto una linea molto interessante, ovvero a rocco corto, alfiere G2, D6, cavallo F3, cavallo C6, che è anche la mossa più giocata. Io ero solito giocare cavallo BD7, con l'idea poi di supportare la spinta in E5, ma il cavallo qui in D7 poi mi un po' ingombrava e di conseguenza non sapevo mai come piazzare i miei pezzi. Ho scoperto anche che si poteva giocare la spinta C5 e anche la spinta C6, magari con qualche idea di alfiere F5. Sono svariate idee che si possono adottare, ma cavallo C6 a me sembra molto più interessante. E dopo rocco lungo, A6. Questa idea è veramente molto bella, con l'idea di iniziare a contrattaccare sul lato di donna. E il punto è, il bianco ha mosso il suo alfiere su questa diagonale, ha lasciato questo pedone praticamente indifeso. E di conseguenza, dopo D5, possiamo giocare cavallo A5 e iniziare un po' a dargli fastidio. Qui le due principali possono essere B3, che è stata meno giocata, dove comunque il nero continua con C5. E su un eventuale alfiere B2, torre B8, siamo pronti poi a spingere in B5 e a cercare un attacco sul lato di donna, approfittando del fatto che la torre, qualora dovesse aprirsi, potrebbe attaccare questo alfiere qui sospeso in B2.
L'altra variante, che è molto simile, comunque è cavallo D2, dove C5, possiamo, dopo donna C2, possiamo giocare torre B8, sempre con l'idea di spingere in B5. Dopo B3, B5, alfiere B2, ho trovato questa idea veramente interessante, ovvero presa in C4, presa in C4, alfiere in H6. Alfiere H6 minaccia la semplice alfiere per D2, e dopo donna per D2, cavallo per C4, ci sarebbe questo bellissimo attacco doppio. Il motore vuole una difesa passiva come cavallo C in B1, dove semplicemente il bianco continua con il proprio sviluppo. Ad esempio, si può giocare qui un po' di tutto, si può giocare la spinta E5, si può tornare indietro con l'alfiere in G7, si può giocare anche di sviluppo con alfiere D7, e sinceramente il fatto che il bianco abbia riportato un cavallo indietro, chiuso questa torre qui, a me la posizione non dispiace. Poi magari il motore dice che dopo cavallo alfiere C3 si può addirittura ritenere il bianco in vantaggio, ma non ne vedo il problema. Alfiere G7, tanto questo cavallo è ben difeso, di conseguenza la posizione secondo me è giocabilissima. L'altra idea invece è quella di giocare F4, che è sicuramente più aggressiva ed è stata anche molto più giocata secondo il database di chess.com. E qui mi piace molto questa idea di contrattaccare subito al centro con E5. E5, in un'eventuale presa, riproporrebbe ovviamente la minaccia alfiere per D2 seguita cavallo per C4, quindi non va bene. Bisogna prendere in E6 per evitare che siamo noi a prendere in F4, costringendo G per F4, sguarnendo un po' le difese del nostro avversario. Alfiere per E6. E qui di nuovo si fa pressione su questo pedone qui in C4, quindi cavallo D5. Mi piace molto questa idea che prevede un sacrificio di qualità. Torre per B2, donna per B2, alfiere G7, ragazzi. Alfiere G7 con idee molto dinamiche. Mi piace molto l'idea di cambiare poi qui in D5, portare l'alfiere qui in F5, mantenere questa coppia degli alfieri. Questo pedone è molto debole, possiamo fargli tanta pressione, possiamo giocare donna D7 o anche donna. Una volta eliminato questo alfiere, possiamo giocare donna C7 con l'idea di giocare torre B8, controllare la colonna B. Veramente un'azione molto dinamica, con un sacrificio di qualità molto molto interessante. Non l'ho mai giocata questa linea ancora in partita, ma dovessi sperimentarla sarei molto contento di giocarla. E mi ha un po' fatto riprendere fiducia nella difesa estindiana anche contro la variante di fianchetto. Andiamo a vedere adesso invece qualche linea minore con la spinta E4 da parte del bianco. Dopo E4 da parte del bianco, noi continuiamo con D6. Questa mossa, come ho detto, verrà giocata praticamente sempre. E qui il bianco, anziché giocare la classica cavallo F3, adotta qualche sistema minore. Un sistema minore potrebbe essere alfiere 2. Alfiere 2 ha l'idea di controllare subito questa diagonale e dopo un eventuale arrocco corto spingere in H4 per supportare la spinta in H5. In una monografia che ho trovato, consigliava H5 per evitare questa spinta, però non mi piace sinceramente perché concede un po' la casa G5 al bianco. Sinceramente mi piace giocare in maniera aggressiva, reagendo subito al centro con C5. Non si può spingere in H5 perché prenderemo in D4 guadagnando un tempo e su un'eventuale donna per D4, cavallo per H5, guadagniamo un pedone perché attacchiamo la donna con guadagno di tempo. Quindi D5 praticamente forzata e anche qui mi piace molto l'idea di giocare E6. Il bianco sta rallentando il suo arrocco, di conseguenza reagiamo al centro, apriamo la colonna E cerchiamo di approfittarne. E il punto è che dopo H5 possiamo prendere in D5. Un'intermedia H6 serve a poco perché chiude semplicemente la colonna H. Quindi C per D5, torre in E8 e dopo H per G6 si può giocare sia H per G6 che F per G6. A me sinceramente piace più F per G6, seppur le trovo abbastanza eque. E dopo cavallo F3 e cavallo BD7. Questa posizione sembra non essere mai stata raggiunta secondo database di chess.com, ma a me piace molto per il nero. Vi faccio notare che il motore, come unica mossa per mantenere ancora la posizione equilibrata, vuole un arrocco corto. Capite bene che però è un po' contro quella che poteva essere l'idea del bianco di aprire la colonna H, in quanto adesso la torre non la sta più sfruttando. Di conseguenza, dopo cavallo E5, il nero ha ottenuto veramente come minimo la priorità, ma a me piace molto la posizione del nero. Altre idee minore possono essere con alfiere D3, dove noi continuiamo semplicemente con arrocco corto, e qui nuovamente cavallo G2. A questo punto il bianco è pronto per arroccare corto. Noi possiamo giocare cavallo C6, facendo subito pressione sul pedone D4. E il punto è che dopo arrocco corto, E5 e D5, possiamo piazzare finalmente il nostro cavallo qui in D4, dato al fatto che la donna non controlla più questa casa. Questo
Un eventuale cambio ci deve semplicemente favorire, perché dopo D per E per D4, cavallo in E2, possiamo giocare torne 8, facendo pressione sul pedone in E4. E quindi in caso di questi cambi di pedone, se riusciamo a smantellare, ragazzi, il centro del bianco, andiamo in netto vantaggio. Quindi F3 per difenderlo, C6. Ecco qua che il nostro piano è di attaccare la catena di pedonale del bianco. E il punto è che adesso questo pedone diventa un po' avvelenato, perché c'è questa diagonale scoperta, di conseguenza il bianco non può catturarlo, quindi deve giocare mosse come alfiere F4, addirittura A4, alfiere G5. Se dovesse provare solo a catturare questo pedone, siamo in posizione vincente, perché dopo presa in D5, C per D5, c'è donna B6, con posizione vinta, perché la minaccia è cavallo per D5 seguita dal alfiere per D4. Ed è quasi inevitabile. Inevitabile, perché alfiere 3 porta a nulla, cavallo per D5, l'alfiere cade anche con la torre. L'unica sembra essere alfiere B5 per mantenere la posizione viva, cavallo D7, alfiere in E3, e a me sembra che semplicemente che dopo alfiere per D4, pedone per D4, donna per B5, guadagniamo un pezzo. Per il motore c'è compenso, forse perché questo alfiere compensa queste case scure dove siamo molto deboli, tuttavia abbiamo sempre un pezzo in più e mantenendo una buona difesa la posizione per me può essere facilmente vincibile. Se dopo cavallo D4 il bianco decidesse di non prendere qui in D4 ma giocare mosse di sviluppo, alfiere G5 semplicemente H6, alfiere N3 possiamo giocare cavallo D7. Non si può prendere questo cavallo, o meglio, bisognerebbe prendere d'alfiere, ma dopo presa questo cavallo non deve tornare indietro, perché non è che sappia dove andare, in quanto prendendo di cavallo si beccherebbe poi la forchetta. E di conseguenza in questa posizione abbiamo veramente buon gioco. E un'idea principale potrebbe essere di spingere in F5 e poi in F4. Quindi questo alfiere potrebbe essere pericoloso qui in E3. E in caso di presa possiamo prendere di pedone, il cavallo supporta questo pedone. Quindi di conseguenza abbiamo veramente buon gioco. L'altra linea minore consiste nel giocare cavallo G2, arrocco corto, cavallo G3. E qui anche ci sono svariate idee, la più giocata è la spinta in E5, si può anche giocare C5 sempre con idea poi di giocare 6, cercare di approfittare del re situato al centro, ma il punto è che comunque il bianco può arroccare velocemente con alfiere 2 e arrocco corto. D5, A5 e qui alfiere 2. Questa mossa 5, ricordatevela sempre, ha un'idea molto specifica, evitare la spinta B4 e poi giocare cavallo A6, cavallo in C5. E nel caso il bianco dovesse giocare A3 per preparare la spinta B4, noi possiamo giocare A4. Con il cavallo qui in C5 blocchiamo per sempre questa casa. Cavallo A6, H4. Questa è un'altra idea principale, sempre dove il bianco cerca questo attacco sul lato di re. Noi possiamo a questo punto bloccarla. È vero che concediamo la casa G5, ma dopo donna E8 ci togliamo dall'inchiodatura. E nel caso di F3, per evitare cavallo G4, possiamo giocare cavallo H7. E la nostra idea potrebbe essere sempre di voler attaccare sul lato di re con F5, F4, scacciando via quel cavallo. E poi, perché no, magari anche pensare a un contrattacco centrale con C6. E a me la posizione, ragazzi, del nero assolutamente non dispiace. Queste erano le linee minori dove appunto il bianco ha tentato qualcosa di strano, no? Con alfiere 2, alfiere D3 o cavallo G2, ma che come abbiamo visto possono essere giocabili, ma il nero ha veramente pochi problemi. Andiamo a vedere invece adesso qualcosa di sicuramente più giocato da parte del bianco. La prima linea che andiamo a analizzare tra le varianti principali che non sono con cavallo F3 è la variante Semish F3, che è la seconda scelta più giocata secondo il database di chess.com. Che ha l'idea di giocare alfiere 3, magari poi donna D2 a arroccare lungo, visto che F3 impedisce questa fastidiosa cavallo G4 su un eventuale alfiere 3. Qui noi semplicemente arrocchiamo corto, e dopo alfiere 3, io ricordo che per anni avevo sempre giocato E5, e dopo D5 decidevo, in base a quelle che potevano essere le scelte del bianco, se organizzare la spinta di rottura F5 o la spinta di rottura C6, se magari il bianco cambiava idea e giocava arrocco corto F5, se giocava arrocco lungo C6 e aprivo la colonna C. Tuttavia, ho trovato quest'altra idea molto interessante, che è la seconda scelta più giocata, cavallo in C6. La variante principale è cavallo G in E2. Ho pensato anche a quest'altra linea, donna D2, dove dopo A6, ancora qui cavallo G2 per entrare nella variante principale è la mossa più giocata, ma se il bianco avesse intenzione di giocare super aggressivo con arrocco lungo, il nero ha veramente controgioco con B5.
E qui bisogna sbrigarsi. Gli unici piccoli successi che ha avuto il bianco in questa posizione è stato con H4, perché altrimenti con altre linee come C per B5, alfiere H6, il nero è semplicemente riuscito ad attaccare in maniera molto più veloce, arrivando prima. Vedete che il re è scoperto e questo pedone C4 ha fatto un po' da gancio per noi. H4 sembra essere la più aggressiva, la più giocata qui, con sole 5 partite giocate, è H5. Ma mi piace questa idea di E5, dove c'è una sola partita, dove dopo D5 c'è cavallo A5, che è stata molto bella e molto forte. Attacca subito C4, su C per B5, A per B5. Il nero ha sacrificato su un pedone, ma dopo alfiere D7, donna D3, alfiere per B5, cavallo per B5. In partita fu giocata donna D7 con successo, ma il motore consiglia, e mi ha convinto, con C6, di aprire la colonna C e avere veramente un attacco molto molto forte. Quindi donna D2, sì, è una delle varianti principali, ma sembra essere molto aggressiva, dove il nero però ha buon gioco. Dopo cavallo C6 la variante più giocata è cavallo G2, e qui noi giochiamo sempre a 6. Dato che il bianco non ha intenzione di arroccare corto, vedete che ha portato l'alfiere, il cavallo qui, quindi sta interrompendo un po' lo sviluppo di questo alfiere, sarebbe molto lento arroccare corto. Noi ci organizziamo ad attaccare sul lato di donna, e anche se poi il bianco cambia idea e riuscisse ad arroccare corto, intanto noi attacchiamo sul lato di donna e magari arriviamo pure prima, perché se il bianco, ragazzi, non prende le contromisure per fermare il nostro attacco, pensando solamente a cercare di portare il suo re sul lato di re, perderebbe molti tempi e di conseguenza noi possiamo concludere il nostro attacco. Donna D2, cavallo A5. Qui sull'eventuale B3 possiamo giocare subito B5, C per B5, A per B5, torre C1, non si può prendere il pedone perché cavallo per B3 c'è attacco doppio e il pedone è inchiodato, quindi torre C1, B4, cavallo A4, alfiere D7, cavallo D2, B2, alfiere 6, cavallo D3, e qui mi piace molto questo sacrificio di due pezzi per la torre con alfiere per B3, A per B3, cavallo per B3. Donna per B4, cavallo per C1, alfiere per C1, C5. E l'idea è che dopo i vari cambi, anche avendo ceduto un pedone, restituito il pedone, abbiamo completamente aperto il lato di donna, ragazzi, non ci sono più pedoni, e il re del bianco è ancora al centro. E qui addirittura il nero è considerato in vantaggio, dopo donna C7 possiamo attaccare le donne, possiamo portare le torri in gioco, abbiamo veramente buon gioco contro il re che è così scoperto. Tornando indietro, in questa posizione la mossa più giocata non è B3, ma bensì cavallo C1, dove noi giochiamo cavallo D7. E dopo un eventuale alfiere 2, C5. Su D5, B5. E a me piace molto la posizione del nero, ragazzi. Nuovamente stiamo contrattaccando sul pedone C4, possiamo portare la torre in gioco qui. Il nostro cavallo può raggiungere la casa in E5, abbiamo questo alfiere attivo su questa diagonale. Una posizione veramente molto molto dinamica, che contro la Semish secondo me potrebbe essere una buona variante da giocare. Andiamo a vedere un'altra linea. L'altra linea che andiamo a analizzare, ragazzi, è la variante dei quattro pedoni con F4, che serve ad impedire questa spinta in E5, visto che adesso c'è un ipercontrollo. Noi come sempre continuiamo con il nostro rocco corto, e dopo cavallo F3, io qui ero sempre di solito giocare C5, e dopo D5 cercare di attaccare il centro dei pedoni con E6. Tuttavia, ho trovato una linea di gambetto che mi è piaciuta molto, ovvero continuare comunque con E5. Il bianco adesso può decidere di prendere con entrambi i pedoni. Nel caso di F per E5 possiamo giocare D per E5. Questo pedone adesso non si può prendere di cavallo, perché dopo C5 abbiamo l'attacco sul pedone D4. Su un eventuale D per C5 possiamo giocare donna in E8, attaccare il cavallo, attaccare il pedone E4, e abbiamo una posizione nettamente vincente. Non si può difendere il cavallo perché cavallo G4 guadagnerebbe un pezzo. Di conseguenza bisognerebbe giocare D5, e qui possiamo attaccare questa catena pedonale con C6. Un'eventuale presa, cambieremo le donne e poi guadagneremo un tempo, e anche con un pedone in meno avremo una posizione nettamente superiore, con possibilità di attacco sul lato qua, sulla torre qui, l'alfiere può andare in G4 inchiodando il cavallo, visto che adesso qui ci sarebbe il re, di conseguenza la presa in C6 non è mai un'opzione. Non si può prendere neanche in E5 perché torre 8 nuovamente attaccherebbe il pedone E4. La variante principale è alfiere D3, donna D6, con molte idee dinamiche di alfiere G4, torre E8, cavallo A6, cavallo C5. Anche qui in questa posizione a me il nero piace molto. L'altra presa è quella di pedone D, che prevede praticamente il cambio delle donne. Torre per D8, cavallo per E5. Finalmente diciamo che il bianco è riuscito a guadagnare il pedone.
Tuttavia, dopo B6, il nero ha veramente un buon gioco. L'idea è il fede B7 facendo massima pressione su questo pedone in E4. E vi faccio pensare che il motore preferisce non difenderlo. Dice, guarda, riprenditi quel pedone e ce la giochiamo un po' alla pari. Tuttavia, se il bianco decidesse di giocare alfiere 2, mossa di sviluppo classica, dopo alfiere B7, alfiere F3 per difenderlo, possiamo giocare questa idea di cavallo BD7, cavallo per D7, cavallo per D7, minacciando alfiere per C3, B per C3 e cavallo C5. Con questo pedone che sarebbe veramente difficile da difendere, è vero che abbiamo ceduto il nostro alfiere Camposcuro, ma abbiamo creato delle debolezze permanenti al nostro avversario. Questi due pedoni doppiati sono molto deboli, abbiamo le torri molto più attive. Su un'eventuale spinta possiamo anche cambiare. G per F3 creiamo un'altra debolezza e il finale di torre che ne deriva è, secondo me, nettamente vantaggioso per il nero. Quindi è un'idea abbastanza interessante da giocare contro la variante dei quattro pedoni da parte del bianco. Passiamo alla prossima. L'altra variante è il sistema Averbach, che consiste nel giocare alfiere G5. Un'idea che sinceramente non è che mi abbia molto convinto, perché questo alfiere può essere semplicemente attaccato con H6. Tornando a casa, non è che il bianco abbia ottenuto chissà che cosa, perché semplicemente poi noi arroccheremo corto e quando giocherà magari un'idea di donna C1 per attaccare il nostro pedone, giocheremo re H7. Il nostro re qui in H7 difende tutti questi pedoni, è al sicuro, e il bianco avrà difficoltà poi a cercare di sfondare. L'idea principale è invece quella di giocare alfiere H4, mantenendo un po' questo alfiere su questa diagonale. Tuttavia, possiamo giocare questa spinta di rottura C5. Essendo magari la spinta E5 adesso non più fattibile, perché dopo un eventuale cambio-cambio ci sarebbe donna per D8, e dopo re per D8 questo alfiere rimarrebbe sospeso, di conseguenza potrebbe arrivare un cavallo D5, e questo cavallo inchiodato sarebbe un gravissimo problema. Quindi C5, D per C5, donna A5. Ci togliamo da un eventuale cambio di donne. Non si può prendere in D6 perché arriverebbe cavallo per E4 con triplice attacco sul pedone sul punto C3. Di conseguenza bisogna giocare alfiere D3 e dopo D per C5 a me la posizione del nero non dispiace affatto. Arroccare corto, questo alfiere attivo su questa diagonale che punta a raggi X su questo cavallo C3. Possiamo giocare un eventuale cavallo C6, un eventuale alfiere 6 facendo pressione su C4 e portare le torri in gioco sulla colonna D attaccando la donna. Veramente una posizione molto molto aggressiva. E quando spingeremo in G5, l'alfiere qui in G3 può essere anche cambiato eventualmente in un futuro con cavallo H5 e cavallo per G3. Una posizione molto molto dinamica per il nero. Andiamo a vedere la prossima. L'ultima variante, prima di passare ragazzi all'idea principale che è cavallo F3, che andiamo a vedere, è H3, che è stata poco giocata ma ultimamente ha preso veramente moda. Ed è una linea molto aggressiva. L'idea è che dopo arrocco corto, cavallo F3, E5 e D5, è di iniziare a giocare una variante aggressiva come G4. Sul database ho visto che la mossa più giocata è A5, che la consigliava anche il libro. Tuttavia, dopo G4, devo essere sincero, il bianco ha ottenuto veramente buoni risultati e ha un gioco molto molto aggressivo. Di conseguenza mi è piaciuta molto più questa linea con cavallo H5, che ha un po' l'idea di rallentare questa G4, no? Perché ci concederebbe la casa F4, e vi faccio immaginare che sul database tutte le volte che è stata raggiunta questa posizione il bianco non ha mai vinto, ha solo perso e una volta pareggiato. Questo cavallo in F4 è molto forte, il cambio semplicemente ci darebbe il controllo delle case scure e aprirebbe questa diagonale, di conseguenza G4 non è un problema. La più giocata è G3 e dopo F5, qui diventa praticamente forzato il cambio, G per F5, cavallo G5, cavallo F6, una posizione molto molto interessante. È vero che magari qui si può giocare anche G4, però il nero può difendersi un po' con donna E8 e cercare anche lui di avere poi controgioco con G6 ed entrare. Se un eventuale G per F5, alfiere per F5, abbiamo attivato i nostri pezzi, ci possiamo difendere tranquillamente. Abbiamo un po' il riscoperto, ma con i nostri pezzi che difendono non vedo pericoli imminenti. È una posizione molto interessante da poter giocare. H3 è interessante perché diventa molto aggressiva per il bianco, quindi ci mette un po' in condizioni di giocare in maniera difensiva. Ed è per questo che è una variante molto moderna, però si può affrontare in maniera aggressiva mantenendo, diciamo, i nostri pezzi in questo stato. Andiamo finalmente, ragazzi, a vedere la variante principale con cavallo F3. Cavallo F3 sarà la mossa sicuramente che vi giocheranno molto più spesso, è la linea principale, dove dopo arrocco corto, alfiere N2, il nero decide di spingere N5 di rottura. Questa spinta adesso ha molto più senso, visto che il bianco starà per arroccare corto, e di conseguenza qualora decidesse di chiudere il centro, noi organizzeremo un attacco laterale con i nostri pedoni.
Qui il bianco ha praticamente quattro scelte principali, che sono la chiusura del centro variante Petrosian, l'apertura con la presa in E5 variante di cambio, arroccare corto variante Mar del Plata e la variante classica con alfiere in E3. Partiamo dalla variante di cambio, presa in E5, che abbiamo un po' la nomea di essere una variante battaiola, tuttavia ho trovato una linea molto interessante da parte del nero. D per E5, donna per D8, torre per D8. Alfiere G5, non si può prendere ovviamente il pedone, ragazzi, per la semplice cavallo per E4 e ci rifacciamo sul pedone qui in E5. Quindi alfiere G5, inchiodando il nostro cavallo, minacciando adesso cavallo per E5, torre E8 difendendo il pedone, cavallo D5, attaccando il punto C7, quindi cavallo per D5, C per D5, C6 e subito attacchiamo la catena pedonale del bianco. Alfiere C4, C per D5, alfiere per D5, cavallo D7, arrocco corto. H6 interrogando subito questo alfiere, alfiere in E3, cavallo in F6, ecco la nostra idea di scacciare questo alfiere per giocare alfiere F6, cavallo F6, torre F in D1 e guadagniamo la coppia degli alfieri. Dopo torre per D5, ragazzi, abbiamo veramente un gioco molto attivo. La nostra idea potrebbe essere B6, alfiere B7, facendo pressione su questo pedone qui in E4, portare in gioco le nostre torri sulla colonna C, e la coppia degli alfieri secondo me ci dà buone chance di vittoria, nonostante il finale sia di materiale pari. Questa è una variante di cambio che prima un po' aveva questa nome di gioco patto, ma in realtà mi piace molto per il nero. L'altra variante principale è la variante Petrosian con la spinta in D5. Qui consiglio subito di giocare a 5. A 5 sempre con la classica idea di giocare cavallo A6, cavallo C5 e il bianco per poter spingere in B4 solitamente deve organizzarsi con B3, A3 e poi B4 perché giocare A3 subito, come ho detto, si becca A4 e questa casa B3 rimarrebbe debole. Alfiere G5, questa era una delle idee classiche di Petrosian, in E3 seguirebbe semplicemente cavallo G4. H6, alfiere H4, G5, alfiere G3, cavallo H5. E quando noi moriamo possiamo o decidere di cambiare il nostro cavallo sull'alfiere, o decidere di giocare cavallo in F4, e poi sempre con cavallo in A4, A6, scusate, cavallo in C5, abbiamo buon gioco. Se, anziché alfiere G5, il bianco dovesse decidere invece di arroccare corto, siamo rientrati praticamente un po' quella che è la variante classica della Mar del Plata. Di conseguenza la andremo a vedere dopo. Dopo cavallo A6 possiamo giocare cavallo E8, F5. Altre linee come H3 per evitare ovviamente un cavallo G4 e prepararsi al cavallo E3, alfiere E3. Come ho detto nella variante precedente, quando il bianco ha spinto in H3, se dovesse seguire la linea principale, questa spinta H3 sarebbe semplicemente lenta, quindi alfiere A6, alfiere 3, cavallo H5, arrocco corto, cavallo F4, nuovamente la posizione del nero a me piace tantissimo. La variante Petrosian è molto intrigante, perché comunque con un gioco aggressivo il bianco potrebbe prepararsi a spingere subito in B4, tuttavia questa idea di A5 che rallenta questo gioco da parte del bianco a me piace molto e la posizione diventa aperta a ogni tipo di risultato. La variante classica invece consiste nel giocare subito alfiere in E3. Dove qui possiamo semplicemente, ragazzi, prendere in D4, cavallo per D4 e poi giocare torre in E8, cercando di approfittare di questa colonna semiaperta. Su un eventuale F3 per difendere questo pedone, C6, controlliamo la casa D5 e ci prepariamo a quest'altra spinta di rottura. Su un eventuale alfiere F2, D5. C per D5 e per D5, arrocco corto, cavallo C6, abbiamo veramente un buon gioco. Abbiamo sviluppato i nostri pezzi. Abbiamo la possibilità di poter prendere in C4 e controllare le case centrali. Questa spinta F3, secondo me, ha semplicemente indebolito un pochettino la struttura pedonale da parte del bianco. E la posizione è abbastanza simmetrica, quindi non penso che ci siano realmente problemi per il nero. L'ultima variante, ragazzi, che dobbiamo andare a vedere è arrocco corto, la Mar del Plata, che è una delle varianti più aggressive che ha il bianco a disposizione. L'ho studiata tantissimo per anni ed è stata una delle mie varianti preferite da giocare per il nero. Dove dopo cavallo C6, D5, cavallo E7, qui esistono svariate linee. La classica e diciamo antica cavallo E1, dove io ero solito giocare cavallo E8, ma alla fine cavallo D7 mi sembra anche più sensata perché evita eventuali alfiere G4 cambiando l'alfiere. Alfiere 3, F5, F3, minacciamo subito F4, quindi F3 per dare una via di fuga. F4, alfiere 2, G4, G5 e poi dopo B4, ragazzi, il nostro piano consiste, qui possiamo anche giocare ancora a 5, sempre con qualche idea, no? In caso di spinta, darci la casa C5 al nostro cavallo. Ma principalmente possiamo anche poi giocare questo cavallo G6, torre F7 che controlla questa casa, alfiere F8 che difende il pedone in D6,
torre g7, donna e8, donna g6 e abbiamo un attacco poi con h5, g5, g4 sul lato di re. Mentre il bianco, d'altro canto, cercherà di attaccare sul lato di donna. Il motore preferisce leggermente il bianco perché è in vantaggio di spazio e magari potrà difendersi perfettamente sul lato di re e avere controgioco sul lato di donna. Tuttavia, a livello umano, ragazzi, anche se il bianco dovesse arrivare prima su questo lato, noi possiamo cercare di contrattaccare da questa parte, abbiamo il re da attaccare. Quindi anche magari se riuscisse il bianco a guadagnare una torre, se noi riusciamo a dare matto, vinciamo subito. Quindi è una partita veramente super aggressiva. E tant'è che oggi non si preferisce più giocare cavallo 1, ma subito b4. A questo punto possiamo giocare cavallo h5, ecco l'idea di cavallo 1 per evitare cavallo h5, c5, cavallo f4. E qui la posizione, ragazzi, è veramente intrigante. Sull'eventuale A4 possiamo giocare F5, sull'eventuale C4 per evitare che adesso possiamo prendere qui e poi spingere F4 e cercare di attaccare. Possiamo prendere N4, cavallo per E4, alfiere G4. Una posizione veramente super aggressiva. Il bianco deve trovare tutte le mosse migliori per difendersi. L'unica sarebbe torre in A3, dove possiamo giocare cavallo F5, H3, alfiere H5, non si può giocare G4 perché cadrebbe H3, quindi re H2. A questo punto possiamo giocare anche cavallo per G2, una mossa veramente super aggressiva, dove non bisogna prendere questo re, ma bisognerebbe giocare la forzata alfiere G5, perché se un eventuale ovviamente re per G2, cavallo H4, chiudono veramente la partita. Come potete vedere è una partita super aggressiva, il motore praticamente porta una sola linea per il bianco per difendersi contro ogni mossa del nero, quindi non è assolutamente facile e è una posizione super aggressiva anche contro l'immediata spinta b4 da parte del bianco. Che dire, ragazzi, la difesa est-indiana è molto complicata perché potete vedere ci sono tantissimi sistemi da ricordare, ma alla fin fine basta comprendere i piani, capire quando spingere in c5 o in e5 e capire quando fare la spinta di rottura centrale con E6 o C6 o quando giocare lateralmente con F5 sulla di re o magari A6 B5 sulla di donna. Sono praticamente quattro idee da tenere conto e capire quando adottare l'una e quando adottare le altre. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a tutti quanti per la visione. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Lasciate il mega like e iscrivetevi al mio canale qualora ancora non l'abbiate fatto. Ciao!